Questa è la storia di un viaggio, ma è anche la storia di un'amicizia nata dalle difficoltà, dalle differenze, nata dalla guerra. Questa è Boemia Mia, la mostra fotografica di un'amicizia e di un viaggio lungo un secolo. Il legame fra la comunità di Ledro e i paesi della Boemia ha origini profonde, che risalgono al primo conflitto mondiale, quando, con la dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria-Ungheria nel maggio del 15, i paesi ledrensi furono fatti evacuare e la popolazione trentina trovò rifugio in Boemia. I profughi ledrensi rimasero in Boemia per quasi 4 anni, fino al gennaio del 1919. Dopo un'iniziale diffidenza, nacque con la popolazione boema un'amicizia profonda, che si è rinsaldata e rinvigorita nel 2008 con il gemellaggio tra gli ex comuni della Valle Ledrense e 8 comuni boemi. Nel 2009 furono 500 i ledrensi che si recarono in Repubblica Ceca per l'inaugurazione, presso il santuario di Svatohora, del monumento a ricordo dei profughi morti in Boemia durante la Grande Guerra. Boemia Mia racconta questa storia speciale. 150 fotografie, quasi tutte inedite, mostrano la vita quotidiana dei profughi ledrensi in terra boema durante la Grande Guerra. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Ledro, dal Comitato Storico Ludwig Riccabona, dalle associazioni boeme Amici di Ledro e Amici d'Italia, con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, della Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Ceca, della Regione della Boemia Centrale e il sostegno della Kellner Family Foundation. Nel corso della Prima Guerra Mondiale furono trasportati in Boemia per liberare quella che era la linea del fronte, quindi tutta la popolazione civile fu portata là e da allora è nato questo legame con le popolazioni boeme che ospitarono appunto i nostri profughi. La permanenza fu molto lunga, durò quasi 4 anni e quindi in questi 4 anni molti furono i legami che si instaurarono tra le famiglie, soprattutto le donne, perché ovviamente gli uomini erano al fronte, e i bambini e i vecchi. Il legame con la Boemia non si è mai interrotto, almeno a livello di famiglie. Abbiamo famiglie che hanno mantenuto la corrispondenza per quasi 100 anni, quindi anche con cadenze abbastanza frequenti le famiglie mantenevano delle corrispondenze. L'esposizione ha consentito di delineare i numeri degli esuli ledrensi ospitati in Boemia e Moravia, che furono 3.335, mentre gli esuli ledrensi in Austria furono 624 e 405 quelli morti in esilio, 107 i nati e 103 i soldati di Ledro che morirono al fronte. La mostra è stata inaugurata nella primavera 2012 a Praga, presso l'Istituto Italiano di Cultura, nella sontuosa cappella barocca dell'ex orfanotrofio italiano. La mostra itinerante si è poi spostata in varie città della Repubblica Ceca. Chinava, 40 km da Praga, è uno dei comuni gemellati che ospitò gli abitanti di Bezzecca e dove, ancora oggi, sono sepolti i profughi della Val di Ledro morti durante la Grande Guerra. Lo scorso aprile, in occasione della trasferta dei ledrensi nella Repubblica Ceca, c'è stato il primo degli appuntamenti in programma legati alla mostra, l'inaugurazione della restaurata cappella dedicata a San Floriano, protettore dei Vigili del Fuoco, seguito dalla visita alle tombe dei trentini sepolti in Boemia. Proprio al centro dello stagno di Chinava è stato collocato l'albero di Ledro, un salice piangente a memoria di questa storia dolorosa. Eppure, il dramma vissuto durante la guerra è sfociato in una straordinaria amicizia.
Kinava, i cori di Cimadoro e di Svizze hanno anticipato le emozioni del concerto solenne che ha segnato la giornata d'incontro della delegazione trentina con le autorità ceche nella capitale Praga. A Palazzo Wallstein, sede del Senato, nella magnifica scenografia del cortile interno, erano tante le autorità presenti, fra cui l'ex ambasciatore ceco in Italia, Vladimir Zavazal, l'assessore alla cultura, rapporti europei e cooperazione della provincia autonoma di Trento, Franco Panizza, il sindaco di Ledro, Achille Brigà, con il vice sindaco Franco Ferrari e l'assessore Giuliano Pellegrini, il sindaco di Fiavé, Nicoletta Aloisi, i sindaci dei paesi cechi gemellati con Ledro e il senatore Ludek Sevcik, presidente della Commissione per gli Affari Europei del Senato della Repubblica Ceca, che ha patrocinato l'iniziativa. La messa solenne, celebrata nella Cattedrale di San Vito all'interno del Castello di Praga, ha visto anche la presenza di un folto gruppo di trentini proveniente dalla Val di Non per commemorare i profughi morti durante la Prima Guerra Mondiale. È straordinario constatare che a tanti anni di distanza, da un fatto di guerra, da un momento drammatico, da un fatto di sofferenza, siano nate invece dei rapporti di grande collaborazione, di grande amicizia. La lungimiranza di chi poi ha coltivato questi rapporti, sia da parte trentina che da parte boema e ceca, è stata assolutamente fondamentale. Questa mostra, Boemia Mia, racconta la storia, la porta in giro per tutta la Repubblica Ceca, ma di fatto è un voler sulla storia, a costruire i rapporti del presente, ma soprattutto a costruire anche l'Europa del domani. Quella descritta nelle fotografie della mostra è una vicenda di amicizia e di solidarietà tra i popoli nel periodo drammatico della Prima Guerra Mondiale, con momenti di vita comune che diventano oggi una testimonianza commovente degli intensi rapporti stretti con il popolo ceco. Boemia Mia è il simbolo di un progetto di fratellanza, di respiro europeo, che vale la pena di portare avanti nel futuro. Nel primo conflitto mondiale, i trentini e i boemi erano cittadini dello stesso impero. Oggi si trovano insieme nella nuova Europa, nel segno della fratellanza e dell'amicizia vera, nata e costruita anche fra le nuove generazioni del Trentino e della Boemia.